Siamo ad Alessandria della Rocca, alle mie spalle il santuario della Madonna della Rocca, un sito che ha una sua grande valenza non solo da un punto di vista culturale ma anche storico e principalmente ecclesiastico. L'Università di Tampa ha promosso un progetto per lo studio di questo sito. Il santuario della Madonna della Rocca, il convento dei frati filippini e la chiesa del Carmine sono tre i siti attenzionati dal professore Davide Tanasi, siciliano di nascita e trapiantato a Tampa, dove dirige l'Institute for Digital Exploration ed ha promosso una campagna di digitalizzazione in 3D del patrimonio artistico e culturale di Alessandria della Rocca per documentare la storia della città e valutare lo stato dell'arte e dei monumenti. Cosa prevede il progetto? Due passaggi fondamentali. Da un lato quello di permettere la valorizzazione dei monumenti che abbiamo digitalizzato, che stiamo digitalizzando, e dall'altro quello di consentire alle comunità che vivevano in questi luoghi di poterli rivivere anche da lontano, quindi trovandosi in Florida, potendo appunto rivedere questi monumenti digitalizzati e quindi risentirsi un po' a casa. Ecco. Abbiamo usato diversi strumenti e diverse tecniche per avere quante più informazioni possibili. Per esempio nell'area esterna abbiamo utilizzato il drone per fare sia video che fotografie di tutto l'areale, ma anche del panorama. Per l'interno l'utilizzo dello scanner laser. Un'azione finalizzata a pianificare futuri interventi di restauro e riqualificazione e dall'altra per riprodurre l'esperienza digitale di visita in realtà virtuale per un pubblico globale. Questa iniziativa è importante perché servirà per promuovere il turismo di ritorno nel territorio di Alessandria della Rocca, perché nella città di Tampa in Florida ci sono tanti emigrati, molti vogliono ritornare a vedere le radici, le loro origini. Noi parteciperemo anche a un expo durante il quale verrà proiettato anche tutto un video che riguarda il territorio nostro e quindi puntiamo a questo turismo di ritorno e a esportare i prodotti del nostro territorio in Tampa.